In Italia si parla tanto di cibo, ma si cucina sempre meno. Pensate che a pranzo solo un italiano su tre ha la possibilità di farlo, a cena la percentuale cresce, ma si ferma comunque al 53%. E poi si tende a mangiare sempre più in fretta. In media meno di mezz'ora al giorno viene dedicata al consumo dei pasti, di entrambi i pasti. Eppure la tradizione alimentare, anche di famiglia, continua ad avere un grande peso nella considerazione di tutti. Lo rivela un'indagine realizzata da FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che ha voluto approfondire il rapporto tra gli italiani e il cibo, sia nella dimensione domestica che in quella della ristorazione. Ecco che cosa ci ha detto il direttore dell'Ufficio Studi di FIPE, Luciano Sbraga. Siamo un paese di grande tradizione enogastronomica, al cibo siamo stati sempre molto attenti. Però qualcosa è cambiato nel corso degli anni e probabilmente alla tavola associamo tanti significati di qualità, convivialità, relazione, ma rispetto a qualche decennio fa, diciamo, lo scenario oggi è un po' diverso. Il primo elemento che balza agli occhi è proprio la mancanza di tempo, sia per cucinare, siamo intorno alla mezz'ora di media ogni giorno, che è veramente tra pranzo e cena poco, e sia per mangiare, anche lì siamo a poco meno di mezz'ora. Quindi cuciniamo molto velocemente, probabilmente anche aiutati da tante cose, dal fatto che ci sono prodotti già pronti, il cosiddetto convenience food. Se dovessimo fare una sintesi, noi vediamo questa dialettica tra un'attenzione al cibo che comunque c'è, e il valore del cibo sia dal punto di vista materiale che immateriale, ma nello stesso tempo, per ragioni di causa maggiore, siamo costretti a dedicare meno tempo al cibo e quindi c'è bisogno di aiuto, di trovare delle alternative, dei luoghi dove ancora sia possibile consumare in relax prodotti di qualità in un contesto piacevole. La dimensione del ristorante entra in modo significativo, entra in gioco in modo significativo, ad esempio per quanto riguarda il pranzo della domenica, andando ad analizzare le abitudini degli italiani. Sì, assolutamente. In effetti, se parliamo di tavola, parliamo di cibo, non si può non pensare al momento della convivialità per eccellenza, che oggi sempre di più è relegato ai giorni festivi. Bene, da questo punto di vista il ruolo del ristorante emerge con tutta evidenza, cioè diventa il posto dove il centro dell'attenzione è proprio la relazione e la convivialità. Nella decisione di scegliere un locale entra in gioco tante componenti, sicuramente una è quella del locale di fiducia, il riferimento. Poi c'è il tema della identità, della tipicità del prodotto trattato dal ristorante, ma non mancano anche coloro che invece vanno verso esperienze innovative, in qualche caso anche si vuole provare la cucina etnica. Il tema della tipicità del prodotto, del rapporto con il territorio è un tema forte.